Beh, l'ictus può essere ischemico o emorragico. La parola ictus è, diciamo, il colpo, viene da Ippocrate, che si vide che crollavano a terra improvvisamente, pensò a un fulmine degli dèi, quindi pensò all'ictus, che è una parola latina. Quindi ictus è quello che succede. Poi per vedere se è un'emorragia o un'ischemia bisogna fare un TAC, cioè bisogna andare a vedere se c'è un'occlusione di un vaso o una rottura di un vaso. Purtroppo il risultato è un po' uguale perché quella zona del cervello viene comunque danneggiata, sia che non ci arrivi sangue, sia che si rompa un vaso. Naturalmente sono due cose completamente diverse e vanno trattate assolutamente in maniera diversa. Questo è il concetto. Le cause dell'ictus sono molteplici, sappiamo, no? Diabete mellito, l'ipertensione, l'obesità, il fumo. E la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale che è questa, diciamo, aritmia del cuore, cioè il cuore funziona bene, però ha il ritmo del cuore non è più regolare, ma è, diciamo, alterato. Per cui l'atrio, dove c'è il sangue, non si contrae più in maniera sincrona, ma asincrona. Questo fa sì che si paralizzi, per cui al suo interno il sangue ristagna, si forma dei coaguli. Questi coaguli poi vanno nel ventricolo sinistro e poi vengono espulsi e vanno al cervello. Quindi la fibrillazione atriale è una delle sfide più importanti perché dà degli ictus ischemici molto, molto devastanti e siccome può essere prevenuta bene con i nuovi anticoagulanti orali che ora sono a disposizione, abbiamo dei farmaci che si chiamano anticoagulanti orali diretti perché impediscono la coagulazione ematica, per cui se riusciamo a individuare che il paziente ha una fibrillazione atriale, il prima possibile va inserito questo anticoagulante. Prevenzione sappiamo che deve essere fatta con il controllo dei fattori di rischio, dell'ipertensione, queste sono cose che anche le associazioni di volontariato, delle quali io sono presidente dell'associazione Lotta all'Ictus Cerebrale e di Pistoia e facciamo delle giornate di prevenzione di massa nella popolazione in cui facciamo, diciamo, misuriamo la pressione, interroghiamo il paziente. Facciamo anche il Doppler delle carotidi, che è anche una delle cose preventive, perché facendo una banale ecografia della carotide possiamo vedere se ci sono delle placche ostruenti. Naturalmente va fatta non a un ragazzo di 20 anni, la Doppler della carotide, ci vuole sempre nelle cose, di solito è corretto farlo sopra i 60 anni o se uno ha dei fattori di rischio particolarmente significativi, un diabetico, un fumatore, allora è corretto farlo anche prima, ma insomma, ecco, diciamo che al di là di, diciamo, alterazioni tipo la dissezione della carotide giovanile, ma sono casi un po' di ictus giovanile che non possono essere viste prima, ecco, perché si succedono improvvisamente. La dissezione di carotide, per esempio, a un ragazzo di 30 anni può succedere perché prende un colpo di karate oppure perché ha una congenita, diciamo, lassità della carotide, per cui basta che si giri, per esempio, così, che abbia una versione del capo e può avere anche una dissezione di carotide. Questo è difficile prevederlo, ma va individuato presto perché va trattato immediatamente. Dopo che si è avuto un ictus, il cervello naturalmente in quella zona che è diciamo interessata, per esempio nell'ictus ischemico, dove c'è o un trombo o un embolo che occludono l'arteria, in quella zona del cervello si ha una mancanza di ossigeno, di glucosio, che sono indispensabili al cervello. Il cervello non ha una riserva, non è come il fegato che ha una riserva di glicogeno per cui può stare tanto senza
glucosio. Il cervello ha una necessità continua di apporto di ossigeno e di glucosio. Questo è quindi critico perché qualora non arriva questa, diciamo, continua nutrimento, il cervello va in sofferenza. Va in sofferenza, prima va in sofferenza, poi va in stand-by, cioè come un computer che si blocca ma non muore e poi muore. Quindi queste fasi sono progressive. Quindi noi dobbiamo intervenire in quella che è la finestra terapeutica. La finestra terapeutica è quel periodo di tempo che passa dal momento in cui non arriva più il sangue e il momento in cui il cervello non è più congelato, ma è morto. Cioè c'è una fase in cui il paziente ha una paralisi, per esempio, e questa paralisi è dovuta al fatto che in quella zona cerebrale non c'è abbastanza ossigeno, abbastanza glucosio per far funzionare la macchina. Quindi, però, non è rotta. I mitocondri, la membrana plasmatica sono integri, però non possono funzionare perché non hanno abbastanza benzina per poter funzionare. Quindi, clinicamente vediamo una paralisi, ma se interveniamo in quel momento, possiamo assolutamente pensare di poter far regredire il quadro. Una volta che purtroppo muore la cellula è troppo tardi, non possiamo. Quindi noi dobbiamo intervenire nell'arco della finestra terapeutica. Questo La ringrazio per questa domanda interessante, perché mentre per un dolore al petto chiunque va al pronto soccorso, no? Insomma, dolore al petto, dopo 5 minuti è al pronto soccorso perché tutti sanno che il dolore al petto c'è l'infarto cardiaco, ma purtroppo invece anche l'ictus è una patologia tempo dipendente e invece viene trascurata. Molti non conoscono i sintomi del ictus, cioè avere, diciamo, una parte un po' più informicolita, un po' più debole, viene attribuita a stanchezza, viene attribuita al fatto, ma ora magari mi sei un pochino il braccio, diciamo, rallentato, cioè non viene individuata come urgenza dalla popolazione. E invece voi capite che noi facciamo delle corse stratosferiche per trattare il paziente per le cose che gli ho detto prima, in tempi immediati, ma se il paziente arriva il giorno dopo, tutti i nostri sforzi sono inutili. Noi abbiamo dei tempi di door to needle di 30 minuti, che sono i primi in Europa, siamo stati anche premiati l'anno scorso con un premio internazionale, noi dell'ospedale, della Strocchioni dell'ospedale di Cristo, è un premio internazionale per avere dei tempi invidiabili. Door to needle vuol dire dal momento che il paziente arriva alla porta dell'ospedale al momento che il paziente viene trattato, siamo sui 30 minuti. 30 minuti è una, diciamo, una tempistica internazionale di livello come Helsinki, come, insomma, come i più grossi centri mondiale. Però, capito, noi facciamo questo in 30 minuti e poi il paziente arriva però il giorno dopo, quindi con un cervello ormai in fase avanzata di ischemia e quindi per il discorso che ho detto prima diventa più difficile, ecco, curarlo e trattarlo adeguatamente. Riconoscerlo, allora c'è tutta una letteratura su questo, perché allora l'ictus si può presentare o con una debolezza da una parte del corpo, una paralisi, e questo è abbastanza ben individuabile. Uno se ha una paralisi, insomma, speriamo che se ne accorga, oppure può non vedere una parte una parte della sua visione, può non vederla, può parlare male. Male, non venire la parola, questo è un classico esempio di la parola, non ti viene più la parola, hai una parte del corpo
debole o informicolita non vedi o hai la bocca storta. Questo fatto della bocca storta si dice sempre, non perché sia una roba, però è individuabile, no? Perché l'Homo sapiens, no? Si distingue dagli animali perché ha una mimica facciale che è straordinaria. Quindi un piccolo disturbo della mimica facciale è prontamente riconoscibile. Quindi se uno ha la bocca storta, si vede subito, è un segno eclatante che pone i parenti del paziente in grado di vedere questo. Noi abbiamo fatto, sulla scorta di studi internazionali condotti a Toronto, in Canada, sui bambini dell'elementare. Veniva insegnate queste cose ai bambini dell'elementare, cioè queste piccole cose, la bocca storta, parlare male, il braccio, venivano insegnate ai bambini dell'elementare. Questa cosa ha portato la popolazione a una crescita culturale inaudita. Perché? Perché i bambini sono così recettivi e elastici che imparano tutto e le cose li colpiscono. E riportavano nelle famiglie questa esperienza ai nonni. E vedevano anche loro i nonni che avevano il problema e lo individuavano subito. E subito cosa bisogna fare? Chiamare il 112. Non è più il 118, ma è il 112. 112 è il numero di emergenza urgente. 112 deve essere immediatamente chiamato. 112 deve prendere il paziente e portarlo immediatamente in un centro dove può avere un strocchiunite e un trattamento fibrinolitico. L'ictus va trattato immediatamente, come abbiamo detto, quindi bisogna che il paziente che arriva in ospedale in tempi buoni sia subito trattato con un fibrinolitico, che è una flebo che dura un'ora e si chiama trombolisi endovenosa. Però questo qui a volte non è sufficiente perché mettiamo abbia un vaso importante chiuso, una cerebrale media, una carotide chiusa. La flebo fa fatica a sciogliere un trombo di questo genere. Quindi il paziente, in questi 30 minuti di tempo che abbiamo, deve fare, a parte la visita neurologica, l'inquadramento clinico, gli esami del sangue, la TAC, deve fare anche l'angiotac, cioè dobbiamo vedere se c'è un grosso vaso chiuso. Se c'è un grosso vaso chiuso, il paziente deve essere sottoposto a una loco regionale, cioè a una disostruzione, un po' come fanno i cardiologi con le coronarie, cioè vanno attraverso l'arteria femorale, vanno sulle coronarie e le diciamo, disostruiscono meccanicamente. E così dobbiamo fare noi in questi casi in cui c'è un grosso vaso individuato, che può essere una cerebrale media, una carotide interna, altrimenti no. Però questo richiede dei tempi maggiori, quindi è necessaria la trombolisi venosa che facciamo nell'acuto prima possibile, perché questa può essere risolutiva nella maniera più assoluta. Questa è la terapia, quindi può essere venosa o endovascolare arteriosa. Naturalmente, diciamo, sarebbe meglio farli prima, perché un ictus naturalmente può purtroppo in un 40% di pazienti, 50% anche a volte lasciare un'invalidità. Quindi noi dobbiamo estendere questa platea degli autonomi dopo l'ictus al 60-65% con queste terapie che ho appena detto. Le altre terapie che sono dopo l'ictus ovviamente sono indispensabili per impedire un nuovo ictus, perché chi è stato sottoposto a un ictus ischemico ha una probabilità più alta della popolazione generale di avere una recidiva. Diciamo che entro l'anno c'è un 10-15% di pazienti che hanno una recidiva di ictus, quindi una bella platea.
Per impedire questo abbiamo naturalmente antiaggreganti, l'aspirina che si usa nella maggior parte del paziente post-ictus e soprattutto gli anticoagulanti. Allora, se durante il ricovero ospedaliero facciamo una diagnosi di ictus ischemico da fibrillazione atriale, che abbiamo spiegato poc'anzi, dobbiamo introdurre dei farmaci che sciolgono il sangue di più dell'aspirina, che hanno una maggior capacità anticoagulante e si chiamano appunto anticoagulanti diretti. Quindi questi anticoagulanti hanno la capacità di non far coagulare il sangue in questo atrio, come le dicevo prima. Nell'atrio si coagula il sangue, con gli anticoagulanti teniamo l'atrio pulito. Questi anticoagulanti vanno introdotti subito, il prima possibile. Se è un'ischemia cerebrale transitoria, il giorno stesso o anche il giorno dopo. Se l'ictus si è consolidato, abbiamo un'area piuttosto ischemica, piuttosto più diciamo, estesa, dobbiamo aspettare un po' a introdurli perché potrebbero creare un'emorragia cerebrale, voi capite, in un cervello ancora diciamo, debole, fragile, che ha subito un insulto. In quel caso dobbiamo aspettare un pochino, però insomma il concetto è di reintrodurre questi anticoagulanti orali una volta che la fibrillazione atriale è individuata, quindi prima che abbia il primo ictus. Ma se purtroppo la individuiamo al momento dell'ictus, almeno dopo l'ictus stesso.